Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui tornati con la carrella della natura del Foggia Calcio. Ecco qui la migliore squadra della Serie B. Abbiamo vinto noi ragazzi il Foggia. C'è Rubin, Padovan, Agnelli e Chico. Quindi migliore squadra del mese vince il Foggia. Miglioramento di Sanchez. Ah ragazzi, ecco, primo turno della Coppa Italia contro il Virtus Entella. Sarà andata in ritorno. Quindi ragazzi, vi farò vedere solo i gol, così almeno da portarvi in questo episodio anche le partite di campionato. E adesso vi farò vedere ragazzi. Bella sta palla per Sarno. Vai Sarno, metti in mezzo. Magia! Entella 0, Foggia 1. Mamma mia, verso il finale ragazzi. Se non sbaglio l'85esimo. Mamma mia, che gol in contropiede. Praticamente ragazzi, mettiamo l'ipoteca a questa partita, credo. E finisce così. Entella 0, Foggia 1. Bene il turno d'andata. Adesso testa al ritorno, così in modo da qualificarci al turno successivo. Davanti ai suoi tifosi. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. È tutto pronto e prontissimi siamo anche noi. Luca Marchegiani e Fabio Canessa per questa telecamera. Grazie Fabio, è un piacere commentare questa partita insieme a te. Il nero della notte, il rosso la passione, colori che da sempre sono il mio grande amore. Palla per Chirico. Cosimo. Cosimo, vede Rubin. Rubin è in mezzo. Vincenzo Sarno. Mamma mia che gol di testa, non è la sua specialità, ma la mette dentro comunque. Foggia 1, Entella 0. Ormai credo che la qualificazione sia una certezza. Bellissimo, guardate qui. Boom! Via! 1-0. Agli avversari di sfruttare i Mamma cross in mia, area. Eh Padovan sì. di dribbling, poi c'è chi ricolla da solo! Non è fuori gioco! E la mette! 2-0. Cosimo, Chirico. E questo gol da lungo Mamma mia, raggio. Foggia show ragazzi! Mamma mia, bellissimo, bellissimo. Chi Punto ricolla da solo solido lì, vabbè, la difesa e attenzione agli dell'Entella. avversari. Mamma, guardate qui che spazio! Mamma mia, e punisce Chirico, non sbaglia da lì. Sune, qui, capitano. Il capitano. Di tacco dietro per Riverola. Martin Riverola, 3-0. E vabbè, ormai la qualificazione. Non c'è più niente da dire, ragazzi. Passiamo al turno successivo di Coppa Italia. Una cosa certa. Tiro di rarissima bellezza, una parabola meravigliosa. Io non voglio passare per quello che difende il fischio dell'arbitro. E finisce così ragazzi, 3-0, Stanco, siamo qualificati per il la prossimo stessa intensità turno. che si è vista oggi. Mamma mia Abbiamo ragazzi, avuto rivali molto disfatta forti. Entella, La abbiamo solidità distrutti, difensiva è una grande 3-0, buono iniezione per il di fiducia a morale. tutta la E squadra. adesso andiamo a Quando disputare hai la un partita di assist decisivo campionato. come quello di oggi. Ok ragazzi, siamo pronti per disputare la nostra quarta partita di campionato. Abbiamo 9 punti, ora siamo primi, insieme alle altre squadre anche. Stiamo andando fin troppo bene ragazzi, veramente un avvio così, chi se lo sarebbe aspettato? Vediamo un po' la formazione. Ok, a posto così, diamo ancora fiducia a Padova che sta crescendo di continuo. E ci becchiamo nel match, ragazzi. Conquistiamo altri 3 punti, dai. Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. E sullo schermo vediamo un giocatore di cui si parla molto ultimamente. Sì, sta crescendo tanto, sta migliorando partita dopo partita. E sia i tifosi che la stampa ormai pensano che sia destinato a fare grandi cose. I mezzi per fare bene ce li ha sicuramente, deve solo cercare di tenere la testa sulle spalle e continuare a migliorare come sta facendo adesso. E con l'aiuto della grafica andiamo a dare un'occhiata alle due formazioni. E si fa. Partiti. Una scorrettezza dimostrerà il cartellino. L'arbitro ha sbagliato e gli ha fatto No, vedere che vabbè, questo fallo Madonna non mia, sarà che culo, perdonato. ragazzi. Cerca spazio. Prova a Buona. Ma scavalcare la difesa con il pallonetto. guarda, C'è fallo. fallo. E l'arbitro facendo che il fallo è avvenuto fuori area, solo punizione. Il fallo è stata la Sì, conseguenza di però una c'è cioè, i situazione di cartellini estremo no, vabbè. pericolo. La difesa era scoperta e Niente bisognava cartellini. provare a fermare le azioni in ogni L'ultima modo. occasione di questo Punizione, primo tempo, manca poco ragazzi. allo scadere, devono Con Vincenzo approfittarne. Sarno. Possiamo provare. Portarci in vantaggio.
Il primo tempo finisce qui. Vabbè ragazzi, primo tempo un po' noioso, poche occasioni, 0-0. Vai Cosimo. Vai Padovan, vai. Ma questo è giallo minimo. Tutto l'intervento adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Buona, dai. Ragazzi, credo che questa sia l'ultima occasione ormai della partita. Vediamo, dai, proviamoci. È che una difesa, se gioca bene, in modo organizzato, non arriva a questo punto. Non è costretto a... Ma tu, di pochissimo, ragazzi. Intanto guardate la maglietta bagnata proprio, sembra grigia. Troppo che è bagnata. Ragazzi, comunque se finire così 0-0 è risultato giusto, perché partita molto gestita a centrocampo. Dai, l'ultimo attacco, facciamolo. Fallo, non ha dubbi l'arbitro. Non l'ha ammonito. Non ci credo se non l'ha ammonito. Cittadella adesso i due giocatori. Ah, ecco, l'ha ammonito, ok. Iori, ecco. Proviamo così, ragazzi, che dico. E vabbè, ci mette poco là avanti. E finisce così, ragazzi, 0-0. Non fa niente, ragazzi, il pareggio duro, secondo me, perché dai, dopo tre partite consecutive vinte in casa, voglio dire, tre partite vinte consecutive in campionato, ci sta il pareggio, assolutamente. Ottimo avvio, ovviamente, cioè, non c'è che dire. Bene ragazzi, è il momento di guardare un po' la classifica, perché si sta facendo interessante. Se il Verona a 12, noi a 10 e il Cesena a 10 pure. Perugia a 9, quindi è il momento un po' di guardare la classifica. Ecco, Padova sta sempre migliorando, ragazzi. Vediamo come migliora Padova, perché è giovane, quindi cresce. Lui se segna, è ovvio che aumenta sempre di più. Qui vediamo un po', annuncio se... Vediamo cos'ha. Padova ha fatto un'ottima impressione, basterebbe giocare con la fine in più per sbocciare davvero. Eh sì, ragazzi, mi sa che al posto di Mazzio dobbiamo mettere sempre lui, perché Mazzio comunque ha 33 anni, quindi... Va bene ragazzi, il video può finire qui, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate e condividete, e noi ci vediamo al prossimo video. Bella